Oggi 27 febbraio si celebra la festa liturgica di San Gabriele dell'Addolorata. Numerosi pellegrini che da ieri stanno affollando il santuario, la Chiesa Universale, in questo giorno ricorda la morte del giovane santo avvenuta nel convento di Isola del Gran Sasso all'alba del 27 febbraio 1862. La festa liturgica di San Gabriele segna come ogni anno l'inizio dei grandi pellegrinaggi al santuario, uno dei più frequentati in Europa con circa 2 milioni di presenze annue. Quest'anno la festa capita non soltanto in un contesto sociale, culturale e politico molto impegnativo, siamo in Europa con la guerra, un momento veramente problematico, però è anche importante ricordare come quest'anno la festa di San Gabriele avviene a pochi giorni dall'inizio della Quaresima ed è una grande occasione per tutti di rivivere con più intensità, perché dobbiamo tutti insieme, tutta la Chiesa deve prepararsi sempre di più a vivere l'esperienza pasquale, quando nella veglia di Pasqua noi saremo chiamati a sperimentare la presenza di Cristo risorto. Oggi siamo di fronte a questo momento delicato dove è necessario sempre di più avere il coraggio, pensando a San Gabriele, di dire a tutti, di testimoniare che Gesù è risorto e che Lui che guida la storia, e credo che sia l'unico punto di riferimento per poter costruire un mondo migliore in una società dove davvero ci sono soprattutto i nostri giovani, pensando a San Gabriele, patrono dei giovani, di vivere, di trovare motivazioni nuove per impegnarsi nella preparazione e soprattutto per progettare la propria vita. La devozione al santo dei giovani non conosce confini, sono centinaia infatti nel mondo le chiese a lui dedicate. Feste in onore di San Gabriele si celebrano ogni anno in molte parrocchie italiane e in varie nazioni, soprattutto in quelle dove è più forte la presenza di immigrati abruzzesi. Credo che è una devozione che fa davvero onore a tutti, all'onore della nostra Chiesa, ma soprattutto credo che sia un invito ancora di più a scoprire il suo amore per il Signore. San Gabriele ci dà testimonianza come davvero, anche nell'esperienza giovanile, seguire il Signore Gesù è davvero la pienezza della propria esistenza. Ecco perché è molto importante che quest'anno, in un contesto socioculturale molto difficile, possiamo davvero tutti insieme scoprire che l'esperienza di San Gabriele è un invito a scoprire la presenza di Cristo risorto nella storia.